Ehi la ciurma, io sono Alzates e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Allora, ho sistemato un pochettino, come avevo promesso, i punteggi delle varie persone, ma in realtà non sono riuscito a far salire nulla di livello al 5 perché richiedeva 250 punti spesi, per cui in buona parte delle situazioni ho speso dei punti in modo da arrivare a 250 e dovremo adesso aspettare di avere di nuovo una decina, almeno una quindicina di punti per poter portare al massimo delle skill che ci possono servire, tipo leadership qua ne richiede 18, no, sì 18, e diplomacy ne richiede 15. Saranno delle spese abbastanza ingenti, ma sono le ultime da fare, perché alla fin fine abbiamo messo anche un sacco di utility, di passive skills a quasi tutti, e le armi principali che hanno appunto sono anche tutti a livello 4. Allora, ora, terminato quel discorso là, ci rimane solo da fare cercare i lupi. Ma, i lupi a est est sarà qua. E proviamo a vedere qua. Vediamo sti fagotti di sangue, magari, che roba è? Boh. Ah, ok, abbiamo scoperto di più. C'è una donna giovane morta tra le foglie. E il suo corpo è stato smembrato. Ok, i lupi l'hanno uccisa. Questi pezzi erano davvero davvero una brutta cosa. Può essere che sia. Non sembra nessuno di quei ragazzi. Può essere la figlia del mastro d'armi? L'hanno lasciata qua a morire? E i lupi non si vedono da nessuna parte. Probabilmente sono andati da molto tempo. I lupi ci hanno mentito. Dobbiamo tornare al campamento e scoprire cosa sta succedendo. Sarà vuoto, ci hanno solo detto di questo in modo che potessero scappare con la coda tra le gambe. L'hanno ammazzata. E infatti. Vuoto. Infatti ci è detto 4-2, ci mancava un numero. Ci mancava una persona. Cosa indossava tua figlia l'ultima volta che l'hai vista? Perché aveva un cappottino giallo e rosso. Abbiamo trovato il corpo di una donna che aveva quel vestito. È morta. Interviene. Catero, ho sentito che cosa hai detto. I ragazzi di Wilfred hanno fatto morire tua figlia? Riprende compostezza. Osserva il mastro scout esploratore e molto arrabbiato. Ho visto quei ragazzi andare dall'accampamento, a passare per l'accampamento e allontanarsi verso nord-ovest con molta fretta. Vichinghi, vi prego, catturateli, portateli qui. Fare giustizia per Eres. No, sono qua dove possiamo prendere il favo. L'altra volta no, però sì, l'altra volta sì. Questo era uno sotto che si poteva prendere, questo non si può più. Merda. Questa è l'espressione più colpevole che abbia mai visto sulla faccia di un uomo. Impressionante. Si fermano e si girano.
Dove pensate di andare? È stato un incidente, tu non capisci? Vi sto portando da Carter. No! Siamo non lethal. Siamo non lethal. Stupidi pezzenti. Aspetta, io non posso andare troppo avanti, però, Dai, speriamo nel critico. No, però Harried. E se riusciamo a fare un bel fronte unito. Ross qua puoi toglierti un attimo in mezzo da. Cioè, se le metto. Adesso ha. No! Provo a muovere Ross qua, non lui. Vabbè. Mannaggia. Ross qua ha la fiondina adesso, vero? Adesso sì. Tiralo giù quel pezzente. Ah, io ho tra l'altro ancora il. Ah, l'Inspire. Potrei spenderla sull'arciere. Loro non hanno gente che cura. Non può fare il doppio. Facciamo un ranging qua. Adesso gli andiamo addosso. No, non con Gunnar, no, perché voglio usare il charge dopo. Però Roscoe vieni qua, tanto non dovresti temere troppo. Tactical move e cerca di scappare. Allora, Gunnar, tu con charge riesci a. Sì. Muy bueno. Speriamo di stunnarlo. Ok. Allora, tu vai qua. Me lo aspettavo, ma non dovrebbe essere troppo un problema. No, Roscoe. Ecco la Nefia. Need a hand? Thanks for the help.
non so se riesco a seccare quello più che altro. Dopo mi muovo fin qua. Ok. Abbiamo la roscova qua, così almeno dovrebbe prendersi più attacchi d'opportunità e flanked ancora. No, non prova a scappare, strano. E con un charge. E deve essere andata. Ottimo, flawless victory. Ma perché certe volte segna il favo come catturabile certe volte, no? Non li ho uccisi, però può prendersene lui, sai? Non so se cambia qualcosa in questa situazione. Ok. Risponderanno. Sembra una poca cosa a te nel nord. Ma hai fatto una grande cosa oggi. Accetta questo per i tuoi sforzi. L'avevo fatto per lei, per il suo 16° compleanno. Voglio disfarmene adesso. Ora, per favore, lasciami un po' alla mia pena. 3 punti, sì, ma noi abbiamo tantissimi punti. Manage. Cos'è che ci ha dato? Scusate, inventory. Exotic necklace, forse questo. O questo. O un amuleto di macchia, non lo so, abbiamo tante di quelle robe. Paura di Kira, no, quello è quello che ci ha dato Kira. Tra l'altro abbiamo un sacco di cose che potremmo equipaggiare. A talismani e altre, scusa. Paura di Kira possiamo ben metterlo. 5% extra attack chance. 10% di block quando sei vicino agli alleati, questo lo diamo a Slayfre. C'è un... solo talismani, amuleto di marcia. Più 10 danno contro gli scudi, a lui. 10 danno contro le bestie, Nefi è già 1. Ha più 1 di morale. Vediamo a Ketil allora. Ci sta. Poi forse abbiamo anche delle armi... meglio, questo è un arco migliore di quello che ha Ketil in questo momento. Niente, dovrei fare un po' di ordine, vabbè. Ci pensiamo un'altra volta, se no qua si fanno già di nuovo notte. Si fa di nuovo notte. Ok, dobbiamo andare dal tizio, dal vescovo. Andiamo dal vescovo. Siamo un po' magari di provvista nel mentre, visto che le abbiamo vendute un po'. Vabbè, ne abbiamo parecchie comunque, però. Le scorte male non fanno. Ciao ragazzi! Se volete vi svegliate. Stupidi imbecilli. Allora. Dobbiamo andare di nuovo là, per cui facciamo che... Ah, qua c'è un occupato, molto buono. Ah no, sono tutti affamati, allora fermiamoci un attimo qua. Poi andiamo dopo al campo occupato. Ci
a liberarlo. Allora, c'è qualche problema. Due Heardmen, 50 vite vanno male. Allora, tu riserva. Poi Roskva, Witchcraft e Witchcraft, che male non fa. Chi è che è buono a preserva? 4. Sveina, quindi preserva, lo posso cacciare stanotte. Lei è anche brava a preservare. Aife. Qualcun altro che può essere spostato? Io posso preservare. Solo 3, vabbè, meglio che niente. Katie com'è a preservare? Solo 2. Nefi è brava a preservare. Lui è completamente incapace. Lo mettiamo anche Nefi a preservare. Così buttiamo un po' di carne, ma non troppo. 41. Segna carne a tutti. Quanto? 4 di carne vanno male. Vabbè, dai, non è una roba troppo tragica. Potrei in realtà mettere Oroskva. No, 2. 2. No, non vale la pena. Non ne vale la pena. I turni sono tutti coperti di guardia. 1. E gli altri ci sono loro, d'accordo. Va bene. Make camp. Allora, c'è un odore strano. Roscoe sta cuocendo delle radici. Cosa stai facendo? Rimane in silenzio per molto tempo. Poi si concentra sui tuoi occhi. Mi ricordo solo di un vecchio rituale che Hulda mi ha insegnato anni fa. Per un rimedio contro la febbre da fieno. Sono stata sotto attacco da madre natura da quando siamo venuti. Sei molto per la tua età. E combatti molto bene per la tua. Non sono esperta, ma sembra che combini la facciataggine di un giovane guerriero con l'esperienza di uno molto più vecchio. Ho avuto un buon insegnante, come sono sicuro che anche tu abbia avuto. Hulda si è persa molto, anche se cercassi per tutto il resto dei miei giorni non saprò mai tutto quello che lei ha dimenticato. Questo è un peccato, tutto quello che lei sta perdendo. No, ho paura che questo scatti. No, ma dovrebbe esserci un avviso se c'è la romance, credo. Metti una mano sulla sua spalla. Questo è per te. Una pozione speciale, difficile da fare, ma è molto forte. Mi preoccupo di te, sai, quando combatti. Penso sempre che ci possa essere di più che io possa fare. Quindi ho pensato questo, penso che possa aiutarti. Magari un giorno, magari ti salverà la vita. Ok, questa è la romance, no. Ok, l'accetto. Grazie, ma non devi preoccuparti di me. Ci stiamo tutti a guardarci le spalle mentre siamo fuori a combattere. Arrossisce intensamente. Ma continuo a guardarti negli occhi sopra un momento. Penso di dover tornare ai miei compiti. L'ho trascurati per abbastanza tempo. Ok, se ne ritorno ai suoi.
Da quel che so, dovrebbe esserci un'ultima romance, che è quella che non abbiamo ancora negato e ancora non è capitata, è quella con Nefia. Perché ci sono tre romance per ogni personaggio. Se siamo di sesso femminile, ci sono due uomini e una donna. E se siamo di sesso maschile, sono due donne e un uomo. Ketil è bisex, per cui si propone sia se siamo donna sia se siamo uomo. Allo stesso modo Roskva. Mentre invece quelli esclusivi dovrebbero essere Asleifr e Nefia. Allora, 41 razioni, ottimo. Abbiamo perso 26 di carne perché 4 è andata male e 12 l'abbiamo consumata e altra l'abbiamo convertita e va bene. Ma meno 26 ne avevamo 56, tipo, per cui ne abbiamo ancora un sacco di carne. Comunque abbiamo da mangiare anche abbondantemente per le prossime volte. Siamo di nuovo a più di 500 di carne, per cui va benissimo. Allora, io direi quasi quasi che vado qua, libro il coso. Oh cavolo, ci hanno fatto un'imboscata. Cos'è sta storia dell'imboscata? Mi sa però che lo vedremo nel prossimo video, lo faccio off camera. Vediamo solo un attimo di cosa si tratta e poi vi saluto. Surprise round, non si fa niente. Boh, lo registrerò nel prossimo episodio allora. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.